visite nel Grossetaneo e al Cisanello di Pisa, la Commissione Sanità, guidata dal Presidente Enrico Sostegni, ha fatto visita all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio, in occasione dei 100 anni dalla fondazione del club Giallo Blu. Online i saggi di Augusto Cesare Ambrosi, la pubblicazione grazie al Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico. La visita della Commissione Sanità al Santa Maria Nuova di Firenze. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, guidata dal Presidente Enrico Sostegni, ha fatto visita all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Ad accompagnarli nelle diverse tappe della giornata è il Direttore Generale dell'ASL Toscana Centro Paolo Morello Marchese. L'iniziativa è parte di un tour annunciato a inizio novembre dopo gli Stati Generali della Sanità. Iniziato con le visite nel Grossetano e all'AUP di Cisanello a Pisa e che ha lo scopo di visitare le strutture sanitarie della regione e incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione, ma anche di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema. Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la Regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale e quindi diciamo le criticità sono molto limitate anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità che però qui si è provato a, a calmerare con una serie di elementi, che sono l'elemento del Girot, quindi della possibilità dei professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di eh, ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso e qui, soprattutto, per la mancanza di specialisti che ovviamente vengono. Possano venire a lavorare qui, però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso questo che è stato capace di strutturare i Girot e quindi ci diceva anche oggi vedevamo con il direttore come questo abbia ridotto la necessità di eh, ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle eh, a casa e questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno in pronto soccorso. Quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata. Quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Della visita ha parlato anche il vicepresidente della Commissione Sanità Andrea Ulmi. Beh sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti e quindi è un, un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza. Eh, ci sono anche gli stanziali e gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova eh, subisce i problemi di una popolazione eh, molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre eh, realtà che abbiamo eh, visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure eh, Pisa. A fotografare la situazione dell'ospedale il direttore generale dell'ASL Toscana Centro Paolo Morello Marchese. Noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di, di questo ospedale. Noi facciamo da un punto di vista di accessi d'urgenza quasi 40.000 accessi eh, l'anno al centro di una città cosmopolita e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai ha una storia ben consolidata, poi ha una serie di specialità particolari. A partire dalla chirurgia bariatrica, che è di riferimento nazionale. Quindi, diciamo, è un ospedale a tutti gli effetti. Eh, se il, la domanda era relativa a delle difficoltà, ma. Eh, parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo ma perché dalle scuole di specializzazione non ce n'è a sufficienza e quindi bisogna eh, trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta del, dell'utenza. L'utenza arriva e bisogna... Eh, inquadrarla, diagnosticare e curarla. Da questo punto di vista abbiamo anche incrementato molto il rapporto con i medici di medicina generale. Questo è un punto nevralgico su cui stiamo molto lavorando. I 100 anni del Castelnuovo Garfagnana. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio, in occasione dei 100 anni dalla fondazione, per il costante impegno nella diffusione dei valori dello sport nel territorio toscano. Il club gialloblu conta 17 gruppi squadra, di cui 15 squadre maschili e 2 femminili, vanta la partecipazione a 9 campionati nel calcio professionistico ed è un punto di riferimento per l'aggregazione sportiva del territorio della Garfagnana, coinvolgendo 400 ragazzi. A consegnare il riconoscimento nelle mani del vicepresidente Alvaro Pieroni è stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Un compleanno importante, guardate, 100 anni della Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio, è un modo per dire grazie, grazie per il lavoro portato avanti in, questo, in questi anni, grazie ai volontari, eh, grazie alle ragazze e ai ragazzi perché sono 17. Eh, le, i gruppi eh, al loro interno e ogni giorno con impegno e dedizione eh, mettono, si mettono a disposizione la propria comunità. Un grazie davvero grande per l'impegno portato avanti, ma anche un in bocca al lupo perché questo sia un modo per rilanciare un nuovo inizio eh, perché la nostra idea è quella di una Toscana diffusa di una Toscana sempre attenta a tutti i territori e oggi il premio è anche un modo per dire che noi eh, siamo presenti in tutti quei luoghi in cui si costruisce socialità e questo, quello dei 100 anni è un modo per dire che quel territorio ha prodotto, produce e produrrà nuova socialità Nella lunga storia ci sono state varie fasi, ci sono stati nove anni di campionati professionistici di Serie C, quindi siamo orgogliosi e onorati di aver ricevuto questo attestato dalla regione. Quindi per noi è veramente un, un orgoglio, un onore e una gratificazione a tutti quelli che lavorano giorno dopo giorno, soprattutto fanno un'opera sociale a partire dai ragazzini e dalle ragazzine, perché abbiamo anche le bambine, abbiamo 400 tesserati e quindi insomma. C'è una storia che continua e che è molto viva ancora. A proporre il riconoscimento deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio sono stati il vicepresidente dell'Assemblea legislativa toscana Marco Casucci e il consigliere regionale Giovanni Galli. Voglio ringraziare sia il Presidente Gianni, il Presidente Mazzeo perché questa è un'iniziativa che è nata in questa legislatura, la voglia e la volontà di dare alle società sportive eh, di qualsiasi. Eh, disciplina si parli, che hanno fatto il loro centenario, un riconoscimento da parte della regione. Adesso aspetta a Castelnuovo Garfagnana. Lasciatemi dire con un po' d'orgoglio io ho un po' di sangue garfagnino dentro perché i miei nonni arrivano da, dal Lago di Vagli, per cui quando sono passato appunto a Castelnuovo, ho visto che c'erano i festeggiamenti del centenario, ho pensato di poter dare appunto questo riconoscimento a questa società gloriosa. e la ricordo ai tempi appunto anche di quando giocavo, successivamente in qualità di dirigente, insomma ci abbiamo fatto delle grandi sfide prima nel vecchio campetto che era un po' arroccato e nel quale c'erano de, veramente delle grandi battaglie quando si andava su, poi dopo giù quello nuovo che hanno fatto lungo, lungo il fiume, che è decisamente un gran, be, gran bell'impianto. Perciò sono, sono, sono molto orgoglioso di questa, di questa targa che verrà riconosciuta a questa gloriosa società sportiva. Indubbiamente la Castelnuovo Garfagnana. È una delle società più storiche e più gloriose del territorio toscano. Sono stato molto contento di aver portato in ufficio di presidenza l'idea del mio collega Giovanni Galli di celebrare in Consiglio regionale il centenario dell'Unione Sportiva Castelnuovo-Garfagnana Calcio tutto l'ufficio di presidenza si è espresso positivamente, ancora una volta siamo uniti per celebrare una eh, gloria toscana. Oltre alla gloria occorre celebrare anche la funzione sociale che queste società del mondo dilettantistico, in questo caso la Castelnuovo Esercitano eh, con 400 giovani coinvolti, 15 squadre maschili e 2 femminili in un territorio, quello della Garfagnana, che è un territorio che merita di essere considerato, di essere valorizzato, non solo da, sotto il profilo sportivo. E quindi siamo qui per testimoniare la, concretamente la vicinanza del Consiglio regionale al mondo dello sport, anche delle piccole società. Online i saggi di Augusto Cesare Ambrosi. Augusto Cesare Ambrosi ha trovato casa nel Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico di San Michele, Piazza Al Serchio, in provincia di Lucca, dove si possono trovare online i saggi di uno storico di valore che era nato in Lunigiana nel 1919 e che ha vissuto con impegno e dedizione per raccontare e valorizzare la storia della sua terra. Ambrosi scomparso nel 2003 è stato un esponente della scuola storiografica che da Giovanni Sforza, ad Ubaldo Formentini, Ubaldo Mazzini, Manfredo Giuliani, Nino Lamboglia ha avuto il merito di indagare a tutto tondo la storia della lunigiana alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Palazzo del Pegaso il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato il valore del suo grande lavoro. È bello rappresentare la nostra Toscana diffusa la figura di Ambrosi rappresenta la figura di un uomo che ha studiato, che con determinazione ha approfondito, che amava la sua terra e che si è messo a disposizione per vent'anni delle istituzioni, arte, storia, cultura, conoscenza del territorio, amore per l'altro, per chi ogni giorno vive le sofferenze del suo tempo. In questi scritti ritroviamo quegli anni, quegli anni di impegno sociale, civile, politico ed è un messaggio di speranza, un messaggio verso i più giovani. Impegnarsi per la propria comunità è qualcosa di profondamente bello e questo scritto serve proprio a fare questo, a ricordare una storia per traguardarla verso il futuro. Arte, storia, cultura, conoscenza del territorio, amore per l'altro. Negli scritti di Ambrosi si ritrovano gli anni di impegno sociale, civile e politico. Un pioniere della valorizzazione, come lo ha definito la figlia Alma Ambrosi. Lui si è reso conto per primo che in Lunigiana era necessario prima di tutto creare una cultura del territorio proprio negli abitanti e poi siccome era anche molto pragmatico... Eh, aveva pensato che era necessario far sì che mh, la, la, i beni della Lunigiana, i beni storici della Lunigiana, potessero diventare un qualcosa che dava un ritorno agli abitanti stessi. Per questo si è adoperato tutta la vita nella valorizzazione appunto dei castelli, dei musei, delle Statue Stele. Le Statue Stele se eh, oggi sono conosciute e sono un simbolo della Lunigiana sono iniziate con lui. Mi permetta poi un'ultima eh, considerazione, anche noi famiglia siamo stati eh, come dire, parte integrante di questo suo amore per la terra di Lunigiana, ci ha coinvolto sempre anche in attività semplici, eravamo ragazzine ma per esempio aiutandolo a realizzare una mostra itinerante, a realizzare un convegno internazionale e anche noi ci sentiamo parte di questo suo amore per la Lunigiana. Il consigliere regionale Mario Puppa ha messo in evidenza il valore del Museo Italiano dell'immaginario folclorico, una realtà che raccoglie oltre 200.000 racconti della tradizione orale folclorica con tante fiabe e racconti inediti. Si parla del Museo Italiano dell'immaginario folclorico, una realtà importantissima per il territorio nazionale, in particolare modo per la Garfagnana e la provincia di Lucca. In quel museo che raccoglie 200, oltre 200.000 racconti depositati della tradizione orale, folclorica, fiabe, racconti inediti, eh, oggi possiamo trovare un patrimonio che è quello dell'ascito di Ambrosi, una persona vicinissima anche al territorio della Garfagnana, ma in particolar modo della Luniciana, che arricchirà diciamo, questo patrimonio nel, nel tempo. Lo scrittore Corrado Leoni è l'ideatore di questa particolare raccolta. Augusto Ambrosi è stato eh, insegnante, professore di mia moglie no? a Casolei Lunigiana e eh, ho trovato i suoi libri, poi ero interessato a vedere le varie ricerche che sono disperse su almeno una cinquantina di riviste, quindi andare a cercare tutte le riviste era un po' laborioso. Allora ho pensato, insieme a lei abbiamo rilevato tutte quelle che abbiamo trovato seguendo la biografia, che ha fatto la Filialma, e tutti i lavori fatti su rivista. E poi in questo modo l'abbiamo poi eh, diciamo messo insieme eh, digitalmente e la difficoltà è stata poi trovare qualcuno qualche ente che lo mettesse in rete. E eh, otto mesi fa abbiamo incontrato Umberto Bertolini, che è eh, diciamo il presidente e direttori del Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico, il quale attraverso i, i volontari è stato digitalizzato e messo in rete, per cui eh, eh, qualsiasi persona, sia ricercatore ma anche persona comune, va e può vedere tutti i suoi scritti e questo proprio per onorare un pensatore, un ricercatore che è un modello anche di ricerca, cioè fa la ricerca partendo dal basso per poi renderla diciamo, a disposizione di tutti.